le grandi voci del cinema. Vedo cose che in passato non avevo mai visto, forse per via del mondo nel quale ho vissuto. Quale messaggio ci porti? La mia voce è un mezzo, è il suono delle mie emozioni. E questo mi fa sentire insolitamente bene. La cosa che mi ha sempre affascinato del doppiaggio è il nascondermi all'interno di un corpo e cercare poi totalmente di sparire. Questa è Sparta! Sono Roberto Pedicini. Anch'io partecipo a Life. Car, va bene! Pensavo questo di te l'altra sera e sono stato tentato di chiamarti. C'è tutto, c'è la nevrosi, c'è la calma, c'è l'amore, ci sono tutti gli aggettivi possibili e immaginabili, no? Che fanno parte di quel mondo creativo dell'attore. Ok, Robby, detto anche John Templar in questo caso. Senti, complimenti. Secondo me il più bel complimento che posso farti in questo momento, ma che mi nasce dal cuore, è che ho pianto mentre tu recitavi. Per cui, guarda, è stata un'emozione unica, veramente. Un grandissimo attore, un grandissimo anche come persona, oltre che un amico, visto che ci conosciamo anche. Benvenuto, benvenuto in Life. Grazie. Grazie a te di tutto, grazie di avermi chiamato per fare questo ruolo anche così, così importante, soprattutto in questo momento storico, per cui mi sento anche soltanto di dirti, virgolette, hai visto che insieme ce l'abbiamo fatta. In bocca al lupo per tutto, Alex. Audio Movie, la realizzazione di una colonna audio come fosse quella di un film, solamente che le immagini le mettete voi. Insomma, signor Templar, neppure lei si rende perché conto sono che sicura che se sorridi alla vita si nasconde la minaccia di una... Lei ti sorride di rimando. Sarà come assistere ad un film senza vedere le immagini. Io vi dissi di amarvi e procrearvi. Con l'audio movie diamo e vogliamo conservare la possibilità all'ascoltatore di continuare ad immaginare attraverso la propria creatività ciò che sta ascoltando.